Prova. Prova audio. Si sente un sacco male. È sicuramente basso. Arrivo. Ok, ciao, come va ora? Certo, dovrei parlare in effetti. Eccoci, sì. Niente, il microfono ha deciso di rompere le palle, veramente rompere le palle. E perché è un microfono diverso, Albino? Allora, per chi non ha letto e non è su Telegram, quello che è successo è che il mio microfono, quello con cui streamo sempre, al momento ha deciso di scioperare. Cioè, no, lui oggi non deve far live. Quindi inizia appena l'ho attaccato, insomma, ad avere forti rumori di interferenze, i classici che aveva tempo fa, ma che ha smesso di fare da solo. Per cui, siccome appunto è da un'ora che ci sto smanettando, non sono riuscita a sistemare, quindi sto usando il microfono delle cuffie. Manca un po' di profondità, ma la voce è limpida e riconoscibile. Alzalo ancora un po'. Ok. È che non vorrei sentiste troppo i rumori di sottofondo, perché so che c'è un fruscio, lo sento, cioè mi sono registrata prima di streamare e un po' di fruscio si sente. È domenica anche per lui. Fatto, ho abbassato la musica. Bravi, bravi, ditemi cosa devo sistemare. Così sei be- Grazie, Albi, grazie. Ok, basta dirmi abbassa la musica e l'abbasso instant. Io purtroppo dai livelli di OBS non riesco a gestirmi bene, cioè non riesco a immaginare quale sia un volume alto e un volume basso. Per cui mi dovete dire voi e... Boh. Tra l'altro, sentite i click del mouse? Abbasso ancora un po' di più la musica. Un po' si sentono. Dai, sicuro un po' si sentono. Leggermente. Sì, clic. Provi un microfono nuovo con un gioco che ti farà urlare. Hai visto? Vabbè, ma io non urlo. Si sente se spammi. Vabbè, ma tanto. No, oddio, spammeremo, mi sa, perché Monstrum con mouse e tastiera, forse. Non ricordo, però cerco di allontanarlo il più possibile così che non lo sentiate. Comunque, già che siamo qui, buonasera! Ma io non urlo. La live è godibilissima, ok, l'importante è questo. Cioè, non vorrei assolutamente rovinarvi le orecchie. Già mi sopportate quando la stream lagga, quando ho cali di frame, quando il gioco non va, quando devo scaricare il gioco in live. Di tutto e di più sopportate che il microfono non funzioni, è proprio una cosa che... Troppo. Ciao! Vai, Rab, buona cena. Un giorno metteranno la categoria Just Screaming. Ci sta, ci sta. Come state? Come va? Oggi va. Se ancora non ti funziona il tuo, c'è il mio su in super sconto? Fammi un po' vedere. No, ma il mio ha dei periodi in cui decide di rompere il ca. E dei periodi in cui è tranquillissimo. Quindi veramente.
È proprio. Non è questione che. Poi figurati, Albi. Io non so se hai visto la foto da tipo criminal scene, dove fotografo dall'alto il mio microfono spaccato a metà con tutto di fuori, vabbè, gli organi riversati a terra, no? E nonostante tutto, avendolo poi sistemato, funziona da Dio. Cioè, non ha avuto nessun problema. Però ogni tanto si sveglia e decide di non funzionare perché gli girano probabilmente e inizia a spammare interferenze del tipo: no, io oggi mi impunto, non lavorerò. Ma tutto sta morendo nelle mie mani, Albi. Devo rifarmi il microfono, devo rifarmi il PC. Però finché girano, cioè a questo punto, teniamoli lì, buoni buoni, metto i soldini da parte. E poi magari un giorno, quando finalmente avrò una stabilità economica, potrò spenderci abbastanza. Quando non funziona è perché ricorda quel giorno in cui si è smembrato, esatto. Comunque, abbastanza bene giù, mi sto riprendendo in questi giorni, mi sto riposando un po' la testolina. Però ecco, dovrei riprendere. Sai quando hai questi momenti di totale relax, dove non fai un ciufolo dalla mattina alla sera, e poi però ti ricordi che dovresti iniziare a fare qualcosa, no? Dici, dai, è passata una settimana di riposo ci sta, va bene, abbastanza. E nulla. Lo so, Metellino, credo di. No, forse no. No, forse sì. Credo di aver capito cosa intendi. Ma no. Riprendere non è mai facile. Sì, che poi devo fare veramente millanta cose. Mi fate uno spammino di emot? Così per vedere se la linea come va. Lo faccio anch'io. Non voi sentite i rumori? Perché ho il microfono vicinissimo. Scatticchiano. Scatticchiano un po'. Vabbè, anche oggi la linea. Ok, batta, batta. Vanno bene, sì, un leggerissimo laghino. Devi smettere di fare Spider-Man di notte contro il crimine. Una tartaruga che lecca una patata. Giusto. No, Metellino, cosa mi hai fatto leggere? Cosa mi hai fatto leggere? Vabbè. Sono le emote. Ma tu sei scem. E allora come la mettiamo? Comunque dicevo prima di interrompermi, non, se sentite cose, suoni strani. Ho il microfono vicinissimo, veramente, rispetto a al microfono normale, alla bocca, quindi non vorrei fare rumori, suoni strani. Non ho, giuro, non credo di aver mai fatto live con il microfono delle cuffie. Forse, no, forse una volta. No, non l'ho visto, Albi. È quello povero sfigato, ci sta. Se Ruttini non fa niente è normale. Scusami, scusami. Comunque, ciao Roche, ciao Metellino, ciao Albi, ciao Ricca, ciao Giù, ciao Socio. Robby è andato a cena. Ciao Saki. È una serie doppiata da Dio in italiano basata su una campagna di D&D. Fichissimo. Sì, l'avevo capito, Ricca. Considerati gli starnuti che fa, saranno occhiuti anche i ruttini. Ma posso chiedervi una cosa? A proposito, manteniamoci sull'argomento. Ma a voi, allora, no, due domande. Prima domanda: voi ruttate e fate quell'altra cosa che vi giuro, per me dirla è talmente tanto volgare, ma non so perché, è proprio un limite mio. Esatto, ma ti giuro, Albi,
dirlo per me, anche di fare le puzze, è troppo volgare, non so, sarò strana io. Comunque, lo fate in presenza di altri? Anche peto, cioè, tutto ciò che concerne la cosa, non... Assolutamente sì, cioè anche con gli altri presenti, ovviamente immagino comunque persone con cui avete un minimo di differenza, di confidenza, ok? No, le trattengo in Dai, ma siete seri? Seri? Bisogna farle in Ah... No, allora io mi rendo conto, sono già rare che in presenza di altri sono impossibili come evacuazioni, ok? Dipende dalla confidenza, in genere no. No, 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 io sono vittima delicatina, sono un po'... Non chiusa, però ecco, mi fanno un po'... Non schifo, perché... Perché sono abituata, ecco. Però appunto sono dalla mia parte un po'... non chiusa, ma così ti fate. Ciao, Rabi! E Roy invece non si fa problemi. Ok. Ma è veramente strano perché mi rendo conto che siano cose super biologiche. Da qualche parte l'aria deve uscire. E ciao Rick. Dai Albi, no. Dai, ma era soltanto curiosità. Era solo curiosità. Tipo io trattengo tutto, però capita che non riesca a trattenere, capita, però non è che non lo faccio, cioè non lo faccio perché mi vergogno di ciò che potrebbe pensare l'altra persona, perché se è una persona dotata di intelletto non si schifa di fronte a certe cose che sono naturali, normali, ok? Però ecco, è proprio una cosa che... A cui sono limiti, non so, secondo me è perché sono cresciuta in un ambiente in cui tutti fanno tutto. E cioè, per dire, ragazzi, sono cresciuta in un... ve l'ho già detto, cresciuta poi. Comunque, ho affrontato 5 anni di liceo in una classe prevalentemente di maschi. Vuoi che non ruttino e facciano cose dalla mattina alla sera? Sì. Poi, anche in casa... diciamo non c'è un e quindi forse è per questo, perché sono stata circondata talmente tanto da questo tipo di cose che io personalmente sono un pochino più restia a farle, non so, legge del contrario. Dopo 11 anni di convivenza ti sblocchi. Reprimi tanto che prima o poi le solidificherai in una pietra. Esatto, ciao Darius. Esatto, spero che non vi faccia schifo la cosa. È una cosa un po' in realtà privata che ve la sto spiattellando, ma... Sì, mia madre ecco è abbastanza... abbastanza scaricatrice di porto. Circondata dai rutti. Una biografia di Witto. Seria? Sì. La Witto mamma è una scaricatrice di porto, sì. Quindi potrei essere tua madre, Witto. Spero di no, Roby. Vattene, vogliamo lei. No. Quindi, se uno vi ruttasse in live o facesse altro, non vi disgusterebbe, cioè rimarreste tranquillissimi. Direste, ah beh, dai, una che comunque si sente a suo agio tanto da... Come stai, Darius? Tutto bene? Da un po' che non ti si vede. Giù, non lo vuoi sapere di cosa stiamo parlando.
A me purtroppo è successo, non voluto, avevo bevuto una bevanda ipergassata. Vabbè, ma non è una cosa di, cioè non è che è una cosa che sto giudicando, ecco, è semplicemente. Hai sentito tutto, ok. Vabbè, sei giustificata. Parlando seriamente dipende, se capita il ruttore della Madonna fa ridere ci sta, se c'è quello stupido che rutta 1.000 volte diventa idiota e fa venire i conati. Io quando bevo la Coca-Cola divento davvero un dinosauro e sono insoddisfatta di me stessa. Soprattutto in live ritengo Rutti un po' fuori luogo. Se scappa, vabbè, se invece la streamer fa un concerto, no. Oddio. No, non ho pensato a quel video. Di che video parli, Metellino? I conati. Ho detto i conati? I conati di vomito. Ho sbagliato accento. Quindi stasera concerto, no. No. Oggi non ve lo beccate. Vorrà dire che quando ci incontreremo ci riconosceremo perché rutteremo come T-Rex. Oddio. Si dice conati? Non conati? Scusami. Non si dice conati di vomito? Ah, ok. Bene. Anche oggi gli accenti li azzecchiamo domani. Bene. Vediamo il video di Metello. Brava a giocare a FIFA, questo lo ammetto. Ma giusto fai schifo, ma che si l'utinosauro, bocca a chi da piccoli. Ok, ciambracci! No, non l'avevo presente quel video. Vietato ai minori di 18 anni. Però ecco, vedi, il tipo che reagisce dicendo fa schifo, no? Non fa schifo, nel senso, è un rutto, è normale. Semplicemente, appunto, c'è chi magari non apprezza, semplicemente perché il suono non è un suono soave, gradevole. E vabbè. Poi è anche vero che ci hanno educato un po', tra virgolette, la società con il rutto no, quest'altro no, quest'altro no, è maleducazione, ma in realtà non è maleducazione. Va bene, la musica. No, un attimo, scusate, interrotta. Quindi, come va, bracci? Quindi si dice conati e saboto. Ottimo, parliamo l'italiano. Quindi dicevo, andiamo con Monstrum quest'oggi per la felicità di giù. Sperando di non morire male. Tutto bene, bracci, tutto bene. Albi, Albi, vuoi sentire la mia voce? Bene, ti toccherà ascoltare anche il mouse. Ti tocca. È il pagamento. I principi non avevano principi, questa la so. Monstro è un sacco carino. Vi tocca sopportare anche il topo. Vi tocco? Ma scusami, che topo? Oh. Sto aprendo Steam. Che ovviamente deve aggiornare. Va bene.
Ok, Rocket, va bene. Spero di non dover spammare troppo con il mouse, ma da che ricordi non è che ci sia tanto da cliccare. Oh, forse sì. Forse sì. Allora, vi cambio scena. Ok, siete pronti? Io no. È morto. Ah, ok, no, sta caricando. Vedete, lagga, non lagga, vabbè che adesso è tutto fermo. Ciao Nuku! Sì, stasera sì. Ok, allora ci ricordiamo come funzionava? No, sappiamo che ci sono mostri? Sì. Ok. Ok, con F si interagisce con cose, con CTRL ci si accovaccia. Ok. Ovviamente tutto ciò. Ok. Ok, vai. È arrivato il momento. Ovviamente quando si memorizza la mappa, correggimi se sbaglio, è cioè ancora più facile orientarsi. Guarda quanta roba. Questo cos'è? Cos'è? Ah, è un. Allora abbiamo la benzina. La benza! Poi abbiamo un bicchiere che si può rompere addosso. Ok. Io mi sto già perdendo. L'audio di gioco si sente? Ah, ok. Allora, noi siamo partiti da qui. Non ci interessa. Bisogna essere anche un po' sculati. Ah, sempre un coso che si lancia. Ok. È un po' bassino? Lo alziamo subito. Che succede alla luce? Cazzo. No, 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 si sta avvicinando il mostro. È quello delle luci. Come si chiude? Ho Renzo che mi parla di LOL nelle orecchie. Ah, perché gioca a LOL?
Minchia, Rick, velocissimo stasera a mangiare. Non sto trovando niente. Un po' meno rumore, magari. No, è il rap che è lento. Lo sospettavo Albi che lo giocasse così. Where are we? Mannaggia. È un labirinto labirintoso. Cos'è questo? Veramente. Nel caso in cui partisse la luce? E chi si ricorda che è qui? Dello scotch. Che non so cosa serva. Le scale le avevamo trovate, ma non mi ricordo più dove fossero. Non ne ho idea. Allora, c'era un corridoio lungo. Serve per due cose, o tappi le telecamere oppure aggiusti il gommone per scappare. Eccole le scale! Ok, immagino che il gommone per scappare sia a ridosso di... di qualche ringhiera qui, tipo. Tant'è buono. Che bello questo mare. Ah! Cazzo. No, no. Ok, oh mio Dio, per di qua non si passa. No, non ricorda Sotrick. Quale Sot ti ricorda? Scusami. Ok, qui c'è l'elicottero. E sappiamo quindi cosa ci serve, tipo... Ah sì, che qua io non avevo idea di come si mettesse benzina. Sì. Maremma. Ma non posso spaccare un vetro, tipo. Maledetti. Ok, se la benzina serve solo a questo. No, la metto qua vicino. Ecco qua. Che ansietta. Oh oh. Oh no. L'ho vista tremolare la luce. Certo.
Ciao, vado ai piani bassi. Qui è tipo da dove siamo partiti, penso. Maledetto. Stai. Ok. Allora, bottiglie, bicchieri. Qui qualcuno beveva assai. Niente. Continua la nostra ricerca. Come fa Orient? Non posso aprire. Che suono sgradevole. Ok. No, non si corre. Salve. No, ho visto una luce. Ma sei sicuro che stiamo esplorando? No, non stiamo esplorando la stessa zona. Eravamo nel deck 3. Ora siamo nel deck 2. Sicuramente siamo dallo stesso lato della mappa. Cioè della nave. Vedo qualcosa lì. Vaffanculo, Albi, mannaggia. Ho trovato qualcosa di utile. Il gommone. Allora, giù, mi devi dire dov'è il gommone. Fanculo ai bicchieri. Ancora qui. No, no, andiamo di gommone. Parte anteriore della. Cosa vuol dire parte anteriore della nave? Vedo delle luci tremolare. Ho fatto rumore, cazzo. Ciao, Tappo. Buonasera, un po' in ritardo stasera. Non chiudere mai le porte, hai ragione, hai ragione. Ok, quindi parte anteriore della nave che vuol dire? Io non ho una mappa, quindi non so da che parte dovrei andare. Sì, sto usando un altro microfono, Tappo. Per necessità. Ok, allora, ce l'ho. Quindi, parte anteriore qui, lower deck. Quindi devo salire su, ok. Tutto su dovrei salire, no? Upper decks. No, forse devo scendere un livello sotto? Ah, esci fuori. C'è del cat di sangue qui. Le telecamere. Ho visto una porta. Le telecamere. No. Quella porta, vai lì. Cacchio. Ho
Ma nessuno si è lamentato che fosse diversa. Ok, quindi, ora da che lato? Giù! Ma perché? Ma perché? Cosa è successo a Rob stasera? Così? Perché sì? Ah, per la Witto Festa! Ma sì, speravi di spaventarmi. Scroccone. Grazie, Rob. Perché è arrivato lo stipendio? Dove devo andare? Allora, se qui era il deck, per di qua. Grazie, Rob. Grazie. Ok, oltrepasso tutta la nave. Quindi per di qua. Grazie infinite comunque. Di nuovo. Vabbè, continuerò a dire grazie come al mio solito, in continuazione. Ok, continuiamo tutto dritto. Prego. Ok, siamo arrivati alla fine. No, aspetta, cosa giù? Ho sbagliato. Mi ha boicottato la vittoria. Mi ha boicottato. No, vabbè. No, se perdiamo è colpa di giù. Io non ho parole. Abbiamo trovato tutto. Potevamo scappare e perdiamo a causa sua. Poi coi coi. Tranquilla, giusto scherzando. Come non ho trovato tutto? Cosa manca ancora? Abbiamo lo scotch, abbiamo il remo. Quale remo? Non so come navighiamo con il gommone. Perdonami, ci servirà qualcosa. Quindi, da che parte? Ti manca la catena per agganciare il gommone. Ma quale catena, scusami? Ma poi perché dovrei agganciare il gommone? Allora non mi conviene trovare tutto prima? Dove fottuto è il gommone? Sì, 5. Forse è in stile Stranded o Dead? Dead. Stranded Deep. Com'è la pronuncia? Da dove cavolo salgo ancora? Ci sono delle scale? Cavoli, 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 cavoli. È qui. Allora, io dal gatto ho sentito Stranded Deep. Ok, allora, mi dicevi, sali su. Deck 8, ma non c'erano altre scale per salire? Quindi si sale da dentro?
qui ci sono delle scale. Devo agganciare qui il gommone. Che cavolo di vento è qui con gli spifferi? Ok, devo salire. Lì c'è una telecamera, non so dove siano le scale. Cavolo. Facciamo da qua. Ma porca! Che fastidio. Salve! Scusami. Ah, ma sono docce. Con delle panchine in legno. Geni! Ok, aspettiamo che si giri. Cavoli, vedo però. No, no, no. No, no! Fanculo! Entra, entra! Ciao, Nuku! Grazie per essere passato. Lo sento. Maledetto. Cicciolino. Cosa mi nascondo dal nulla? È qua fuori palesemente, non lo senti ansimare? Non lo sentite? Toh. Ma forse sono io che ansimo. Pere, pepepepepere. Oh. Ha smesso. Ok. Allora, la telecamera quindi è qua. Bastarda. Vuoi che non ti conosca? Maledetta. Scale, scale. Le ho viste! Le ho viste! Non erano quelle. Ok, dobbiamo salire. Deck 8. Deck 7. Ok, siamo proprio sopra, 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 sopra. Non c'eravamo mai stati qui. Oh, che figo! Siamo solo il comandante. Non vedo un ca. Cos'ho davanti? Ok, dov'è il gommone? Ora esci. Ho bellamente ignorato le batterie del sottomarino.
Ah, queste. Che faccio? Non me le posso portare dietro, però vabbè. Allora, Gommon, where are you? Magari qui troviamo anche le catene che ci servono. Ma devo scendere. Ah, ok. Eccolo. Che era quel suono? Ok, quindi ho la pompa. Ok, vai. Pompa. No, lo scotch. Ok, pompa. Pompa. Ah, tieni premuto. Ah! Ma che gommone è? Ma funzionano così i gommoni? È una tenda. Ok, quindi cosa manca? Replace chain spool. Cosa? Buttalo, libera spazio, ok. Ok, cosa dobbiamo trovare ora? Interessante sto gommone. Fa la fine di Titanic. Ciao Zeffi, buonasera. Le catene. Ok, dove saranno le catene? Cos'è questo? Non mi dire che mi si rompe sotto i piedi. No. Ok, meno male. Security. Altra benzina. Delle catene no? Questo? Bicchiere. Power. Saranno qua dentro le catene. No. E buon. Niente. Sono un oggetto molto grande. Ok, se è molto grande. Cos'è? Le chiavi. Ma stiamo trovando tutto per l'elicottero. Oh! Abbiamo le chiavi, le catene per, la chiave per spezzare le catene. Abbiamo un estintore. Cazzo! No, qua non mi posso nascondere.
vabbè, che stronzo. Alzati. Avevamo trovato tutto. È stato terribile. Terribile. Ah, e che ne so, non mi si muoveva, premevo W. No, avevamo trovato. Qua cosa ci mancava per l'elicottero giù? Più terribile per noi che per te. Vero, sicuramente perché avete l'urlo. Scusatemi. Avevi fatto, eh? Ecco perché apparso tantissimo. Per cosa serve l'accendino? Ma di già! Ma cosa vuol dire? Beh, questo è il senso degli horror. Scusate un sacco. Eh no, Rob, poi sporca anche i pantaloni. Orrorare le persone, certo. Ma di già! E vabbè, ma io non sono ancora uscita dall'inizio. Facciamoci una doccia per tranquillizzarci un po'. Vabbè, sono le luci difettose. Porca paletta, se mi sto cagando sotto in questo momento. Ok, torniamo al deck 8. No. Tieni presente, puoi nasconderti ovunque, armadietti interni e esterni. Ma non ha funzionato, ci siamo nascosti sotto la scrivania, no? Ma ci ha visti, perché secondo me siamo troppo esposti. E esatto, Rab. Ok, vediamo cosa troviamo qua. Ah, vedi, ma spawnano sempre qui? Vabbè, li prendiamo. Che paura. Ciao, Rankas! Lo gioco anche io. No, non ti conviene, Rick. Randomicamente il mostro indovina dove ti nascondi. Però quando ti prende ti butta a terra e puoi scappare. Ma devi spammare il tasto W. Ok.
Ma ricordo che qui ci fossero più stanze. No, ricordo male. Cazzo. E mo si sente, signorino. No, no. No, 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 no. A me il ghost va bene perché un minimo si fa sentire con le luci che, vabbè, lampeggiano, dici tu, ma i suoni dei passi no. I suoni dei passi no. Cazzo. Qui posso nascondermi? No. Qua sì. Mio Dio, come corre male. Tutto ok, Vitto? No, mi ha traumatizzato il tipo di prima. Mannaggia. Mi ha veramente traumatizzata tantissimo. Cos'è? E dovevate vedere su Alien. Su Alien era la morte. E vabbè, allora sì, di continuo qua, stai. Non c'è niente in questa stanza, non c'è nulla. Cacchio. Ma cosa vuol dire? Carino nuovo colore. I mostri sfondano le porte. Ah sì? Terribili le telecamere. Cazzo! No, io resetto. Io resetto. No, 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 gli vado in faccia. Nasconditi! Come si esce? No, ok. No, non posso sentire i passi di continuo. Che era? No, no, raga, no, 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 no. Si chiude il gioco. No, no, facciamo giocare giù. Giù giochi tu? Giochi tu, io ti guardo e commento. Ho più inventario così. E chi l'aveva notato lo zaino? Ma cosa ottimo che adesso moriamo giù. Cosa ottimo.
So che possono sentire. Hey mom, hey dad. Siamo impazziti! Ma... Vabbè, oggi infarto. È palesemente qui. Sì, mi ricordavo che non facessero rumore, ma mi fanno paura comunque. Comunque a me il colore di metallo non sta cambiando, è sempre verde, fosforescente. No, non si può giocare. Non fa rumore all'inizio la telecamera? E vabbè, ma ti sei bloccata qui. Ma è super veloce! Metallo viola no. No. No, no, no. Il rumore iniziale non conta, ok. Perché ho deciso di giocare a questo gioco? Verde ci stava meglio, secondo me, metterli. No, l'ennesimo rosso, Nick rosso no. Bocciato, sacchi. Scendiamo. Ma da me sei rosso. Non c'è nulla. Cazzo! No! No! Cosa vuoi? Cosa sono questi pazzi? Devo andare in bagno, ragazzi. Ma potrebbe essere ovunque, per quanto mi riguarda, giù. Ma è terrorizzante comunque. Vai, vai. Io sono rimasta traumatizzata da questo gioco, non lo giocherò mai più, se non in compagnia di qualcuno. Sì, ma Alien non mi metteva tutta questa angoscia. Ho visto una luce. È fuori! Ti odio, mostro!
devo infilare da qualche parte. Ah! No! Ma che ti frega, ustionati con il vapore! Scappata, ecco qua, easy! Easy! No, giallo sei terribile, Metellino. Verde eri, verde rimani. Ha spaccato... Oh no. Cose inutili. Prima avevamo trovato un sacco di roba. Toh, Sekiro. Mi stai invogliando a giocarci. Sono già stata. Ma qui è da dove abbiamo iniziato tutto. Bene ragazzi, la run di oggi finisce qui. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa per la qualità audio un po' pessima. E nulla, detto ciò, io vi ringrazio. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Esatto, Rick. No, sto veramente soffrendo, non ce la posso fare. Rage quit. Sì, ma perché qui è diverso, nel senso... non, volevo riportarlo un po'... Metello. Farci caso al... al miss di nome, stavo chiamando Rab, e appunto siccome non lo toccavamo da un sacco, è un po' di sadismo, vabbè, un po' perché volevo qualcosa di più horrorino rispetto a Dark. Ma cosa in mano di Rab? Ma lui non c'ha niente! Ciao, giù. E boh, appunto, ho optato per Monstrum. Però, ecco, non credo che lo porterò mai più questo gioco. È chiuso.
Perché la luce è spenta? Tonica di benzina. Non c'è nulla, nulla. Lo faccio, Rab. Qui non si può passare. Una radio. A chi mi serve la radio? Oh, la fisica! Guarda! Lo sto bloccando. No, penso cambi per ciascun mostro il tipo di... non so. Sicuramente l'approccio con cui si fanno sentire, per esempio appunto il ghost di prima, non ti faceva sentire se non tramite... non si faceva sentire se non tramite... Oh, scusate, ho sbattuto la mano contro il microfono, perdonatemi. Con il lampeggio delle luci e boh, questo con... il suono della camminata. Vabbè, il ghost le attraversa le porte. No, no, per nulla, Rob. Proviamo a scendere di più. Ma come ha fatto giù a platinarlo questo gioco? Ma che ca... Ma come fai poi a giocarlo da solo? Io lo sto giocando anche perché ci siete voi, non è che fossi da sola non lo giocherei, ma mai nella vita. Le catene per la cavolo di... per il cavolo di gommone. No! Vedi, troviamo un oggetto in una run e tutti gli altri nell'altra. Dietro il popò. Mannaccia. Corri. Paremba. No, spegniti. Non so dove nascondermi. Spegniti. Cavoli. No, ora si accende. Prendi qua. No!
Maledette valvole! Cos'è appena successo? Anzi, dovevi proprio. Arrivederci. Fermi tutti, allora. Episodio 4. Signor Tappola, prego, venga ad aprire. Quel metallo cattivo mi vuole rapire. In un lampo il monello scese di sotto, tutto elegante con il panciotto. Guardò Guitto quasi svenire e poi le chiese: Che cosa hai da offrire? Metello arrivò con il fiatone ansimando di brutto, con la sua faccia da farabutto. Quella è mia, non ci provare! Se la mia ira non vuoi affrontare! Tappo, colmo di spavento, scappò via, disse correndo: Torna da zia! E vabbè. Tappo, non ti facevo così vigliacco comunque. Bravo, bravo. Un applauso per Tappo che scappa. Bravo, bravo. Ah, doppio episodio. Episodio 5. Metello trionfante prese la Witto. Tu sei mia, mia di diritto. Witto in un pianto si gettò a terra. Basta, sono stufo, non voglio la guerra. Metello ridendo cercò di trascinarla via, mentre lei cercava la fuga per qualche via. Ma dalla collina si sentì feroce, del gran macellaio riecheggiare la voce. Ehi tu, porco, levale le mani di dosso, o butterò il tuo cadavere dentro a quel fosso. Molto carino, perché me lo ha chiesto Rab, va bene, va bene. Ciao Renkas, buona cena, ne approfitto. Tornerà giù, non troverà più Monstrum, ma non ci interessa. Ah, eccolo! Stavo appunto dicendo che non ce ne frega niente. Dai, chiudiamo, a prescindere, anche senza essere morti. Continua. Bene, bene. La citazione al ritorno non l'avevo colta, bracci. Ma perché abbiamo un Dimitri Hikikomori? Che cavolo è Dimitri Hikikomori? A chi l'hai regalata la sub, Rab? Eppure l'ho visto, Ritorno al futuro. Ho scritto pure cheat, lo so, ma non l'ho proprio colta. È del primo film, ma è solo la frase più famosa. Ma a me mi conosce, a me mi conoscete, mi conoscete. Lo sapete che io non sono brava a cogliere battute, citazioni. A tetti conosciamo. Eh sì, ormai è standard. Va bene. Allora, io vi mando i crediti. Abbasso la musica che sennò non mi sentite. No, Albi. Sì, ma Slayer rimarrà in maratona altri 10 giorni, se non di più. Andiamo da Shizu, dai. Andiamo da lei. Ok. Allora niente ragazzi, io vi ringrazio immensamente per la compagnia di stasera, spero di...
non avervi distrutto le orecchie con questo cambio di microfono, ma spero che da domani si possa ritornare con il microfono solito, se si sistema. Boh. Che vuol dire cambio letale? Il cuore a posto, tranquillo, il cuore è me. Ancora il battito accelerato, Metellino? E vabbè. Ok, niente, quindi vi auguro un buon proseguimento di serata. Ringrazio immensamente il Rabbone per le 5 sabbine. E una buona cena se ancora non avete cenato. E una buonanotte e tantissimi sogni d'oro per dopo. Io vi aspetto sempre qui. 18:30, anche domani. Ciao! No, no, Zefi, ho cambiato microfono, ma perché quello mio attuale non voleva collaborare e quindi sto usando il microfono delle cuffie. Però speriamo, boh, non so, che domani si svegli. Boh, bene. Nulla. Ciao ragazzi, a domani. Ma che missione è questa? Allora, a sto giro spero ardentemente su Dio di non sovrascrivere il salvataggio perché potrei starci male. Ciao Witto, ciao Rab! Ma quanto siete bellissimi! Arrivano dei patatini, ecco dove eri scomparso, hai fatto bene! Sono molto patatini! Non me lo ricordo più questo game. Allora, Final Fantasy VIII è un gioco che è stato criticato tantissimo, però va giocato e va capito e va amato, ragazzi, punto e basta. Ciao, Metello! Super incasinato! Niente. Ma sono le Junction, ragazzi, che a primo impatto sembrano strane, però poi va liscio. Allora, mi ricordo solo il biondone Bono. Ce ne sono due di biondi. Secondo me non ti riferisci a Zell, però. Aveva un tatuaggio sulla faccia? Che gnocca chissi, niente! Impegnativo comunque, dai. Su quello siamo d'accordo. Anche io l'ho giocato da piccola, non ci avevo capito una fava di niente. Anche la trama mi piaceva, però non, certe sfumature di dialoghi non le prendi subito. Crescendo poi le valuti anche con un'altra mentalità. Stima accettata, a posto. Grazie mille per il follow. Cosa portavi di bello, Witto? Comunque, ben arrivati, ragazzi. Stiamo giocando a Final Fantasy VIII, che è stato il gioco della mia infanzia. L'ho già portato sul canale una volta, l'abbiamo finito tutto e voglio rifarlo perché purtroppo almeno una volta l'anno ho bisogno di tirare fuori il Final Fantasy VIII che è in me. Ciao Frame! Vabbè, io scappo a cucinare la pappa più tardi o alla prossima volta. Ciao Frame, spero che sia tutto ok. TBB, buona pappa!
tipo, sbaglio io. Se la gente rompe le scatole per i buchi di trama e la difficile identità del boss finale. Che no. Allora, porca vacca, ragazzi, se non volete spoiler, tappatevi le orecchie. Io non ho mai capito questa. L'identità del boss finale. Cioè, posso capire che tu nello specifico non sai chi cazzo è. Ti dice solo una determinata cosa. Però tanti dicono: non si è mai visto durante il gioco questo boss. No! No, lo vedi sempre! Perché poi cazzo c'è un momento del gioco in cui vedi proprio cosa ti compare. Belin è quella che fa tutto, cioè che giostra le persone a suo piacimento. Quindi non lo so, non, io non sento il bisogno di sapere fino in fondo chi è questa tipa qua. Cioè, non so, non c'è, non ce n'è bisogno. Sai chi è una tipa? E basta. Poi, perché abbia fatto tutto quello che ha fatto? Ci sono mille teorie, ragazzi. Tantissimi dicono che oltretutto potrebbe addirittura essere un personaggio. Lo so, non voglio fare spoiler. Perché ci sono alcuni che non l'hanno visto. Cioè, fino alla fine, si sono fermati al terzo CD. Però la Squaresoft te l'aveva smentita sta cosa, eh. Boss finale Milo. Avrebbe senso, però loro l'hanno giustificata dicendo che non vivono abbastanza. A me avevano riferito che avevano smentito, ma avevano girato anche un articolo. Si sono smentiti tra di loro. Ok, perché mi avevano girato un articolo ai tempi l'anno scorso che effettivamente parlava di questa cosa, che non c'erano teorie, cioè c'erano un sacco di teorie, ma la cosa che appunto lei fosse era stata smentita. Non ho Discord, non ho il link di Discord, ce l'ho Discord, ma poi te lo passo in privato se ti va, Sack. Te lo passo poi dopo. Ho detto un sacco di cazzate, su quello se ne dicono tante. In più le traduzioni anche in inglese del fight finale sono tutte sbagliate. In giapponese si hanno tutte le conferme. E allora si spiegherebbe tante cose. Se teniamo di base quella teoria lì, si spiega tutto. Si spiega anche la scena finale, che io ci do un significato che è molto distante da quello che danno tante persone. Però quando ci arriveremo ne parleremo. Ciao, Rab! Sì, ne parleremo, è già successa una volta. La cosa bella, ragazzi, è che questo gioco, ogni volta che lo giochiamo, quando arriviamo alla fine, ci sono, durante tutto il viaggio, sono arrivate un sacco di persone nuove, e allora c'è sempre qualcosa di cui parlarne. Cioè, è sempre nuovo, si parla sempre di cose riguardanti il gioco, come se fosse la prima volta, e a me piace. Mostrami un gioco horror tipo roguelite, nel senso che spammini una mappa con stanze casuali e un mostro random su tre. L'obiettivo è scappare dalla mappa, che è una nave, utilizzando diverse vie di fuga. È tremendo. Ora scappo a cena. Ciao, ciao, Wit.